Laudetur Jesus Christus, semper laudetur Ave Maria. Cari amici, bentrovati. Abbiamo già fatto un primo video con l'aiuto di padre Tissot sul bellissimo libretto di San Francesco di Sales, l'arte, la chiama l'arte, arte, di utilizzare le proprie colpe. È molto interessante, e soprattutto a quanti sono scoraggiati, a quanti si scoraggiano per le personali situazioni, soprattutto nei confronti di Dio, naturalmente, e quando sentiamo il rimorso della coscienza, quando comprendiamo che ci siamo comportati male, no? E allora delle volte ci scoraggiamo, pensiamo di non potercela fare, che il nostro peccato è più grande dell'amore di Dio, della vera misericordia di Dio. Ecco, San Francesco di Sales ci viene incontro, non dimentichiamo, un grande dottore della Chiesa in morale, non moralismo, come il grande appunto Sant'Alfonso Maria de Liguori. E l'arte di utilizzare le proprie colpe, perché abbiamo bisogno di concentrare la nostra attenzione sulla nostra coscienza. Adesso arriva l'estate e si comprano libri per passare un po' di più il tempo a leggere qualcosa di interessante, e noi stiamo cercando di proporvi dei libri man mano che facciamo anche questi video, oppure anche attraverso i cenacoli di preghiera, quando ci intratteniamo quei 10 minuti prima della preghiera per meditare e sulla parola del giorno e su qualche articolo interessante, e così anche sui libri. Il libro è molto importante, non passiamo esclusivamente il tempo in rete, perché ci sta impigrendo. Ecco, stiamo attenti a questa pigrizia che ci toglie il gusto alla lettura, al libro. Il libro è molto importante, passare quella mezz'ora a leggere per meditare, è molto importante che passare il tempo sulla rete, perché leggere così sulla rete sì, va bene per informarsi, ma poi l'informazione deve diventare oggetto di formazione, e per noi cattolici è molto importante la formazione, naturalmente. I santi, di recente è stata beatificata la grande apostola, di Propaganda Fide, lei che fondò questa organizzazione, e del Rosario Vivente Pauline Jaricot. E finalmente l'aspettavamo da tanto tempo, la terziaria domenicana francese, è veramente grande, che diede un nuovo impulso alla Chiesa in un tempo tra l'altro molto difficile, perché ebbe a che fare con tutta la frangia massonica e protestante che avevano ingaggiato una battaglia contro la Chiesa, fatta proprio soprattutto di libri di falsa propaganda. Ecco, quindi la formazione è molto importante, seminare la buona stampa è fondamentale. Ora ritorneremo su quel testo, lo rifaremo e riprenderemo magari qualche altro passaggio che è molto interessante. Oggi, sempre di San Francesco di Sales, vogliamo proporvi una domanda alla quale lui rispose. Però, siccome noi non siamo autoreferenziali, vogliamo rispondervi attraverso un articolo che ha fatto il 4 maggio su Corrispondenza Romana, e Cristiana De Magistris, che ringraziamo di tutto cuore per il bellissimo articolo, perché ci offre molti spunti su cui meditare. Ripetiamo, per la nostra coscienza. I nostri video non sono contro qualcuno. Noi non agiamo mai contro qualcuno, ma cerchiamo di
interessare la nostra coscienza alla verità, non alle teorie, non alle supposizioni. Ora, il titolo è questo: si può essere devoti e insieme cattivi? Ah, che bella domanda, e dovremmo farcela. Siamo dei devoti cattivi? Ecco, siccome San Francesco di Sales ha un colloquio con un vescovo e quindi chiarisce questa domanda. Sentite, guardate che è bellissimo, Allora, un giorno San Francesco di Sales, rivolgendosi al vescovo di Belley, Monsignor Gian Pietro Camus, suo ammiratore, estimatore e figlio spirituale, cui aveva anche imposto le mani per l'ordinazione episcopale, disse queste parole: guardate bene di non ingannarvi, perché si può essere molto devoto e insieme molto cattivo. Quelli, rispose il vescovo di Belley, non sono devoti, ma ipocriti. No, proseguì il santo, io parlo della vera devozione. Guardate che sottigliezza. Non sapendo come sciogliere l'enigma, Monsignor Camus chiese spiegazioni. La devozione da sé e di sua natura, disse il santo, è solo una virtù morale ed acquisita, non divina ed infusa. Capimo se bene? Vedete che specificazione. La devozione da sé e di sua natura è solo una virtù morale ed acquisita, non è divina ed infusa. Altrimenti, dice il santo, sarebbe una virtù teologale. Vi ricordate, fede, speranza e carità. Il che non è vero. Ora, voi sapete bene che tutte le virtù morali, anche la stessa fede e speranza, che sono virtù teologali, sono compatibili col peccato mortale. Ed allora, però, questa fede e punto e speranza, no? Sono del tutto sfigurate e morte, perché sono prive della carità, che è la loro forma, la loro anima e la loro vita. E siccome si può avere la fede fino a trasportare le montagne senza avere la carità, si può essere vero profeta e insieme uomo malvagio, come sono stati Saul, Balaam e Caifa. Si può far miracoli come si crede ne abbia fatti Giuda, e ciò nonostante essere cattivi come lui. Si può distribuire tutti i propri beni ai poveri e sopportare il martirio senza avere la carità. Così molto più facilmente si potrà essere molto devoto e insieme molto cattivo, poiché la devozione è una virtù di sua natura assai meno pregevole di quelle di cui abbiamo parlato. Non vi deve dunque parere strano se vi ho detto che si può essere molto devoto e molto cattivo nello stesso tempo, poiché si può avere la fede, la misericordia, la pazienza e la costanza fino ai gradi soprattetti, e con tutto questo essere intaccato e guasto da molti vizi capitali, come, attenti bene, la superbia, l'invidia, l'odio, l'intemperanza e altri simili. Queste le parole di San Francesco di Sales, che faremo bene a meditare per capire come è la mia devozione. È vera, ok, ma c'è la carità?
Qual è allora il vero devoto? Chiese il vescovo di Belen. Vi ripeto, rispose il santo, che con questi vizi si può essere veramente devoti ed avere la vera devozione, benché sia morta. Ma la devozione morta è una vera devozione? Domandò Monsignor Camus. Sì, rispose il santo, è una vera devozione. Come un corpo morto è veramente un corpo, benché sia privo di anima. Ma questo vero corpo non è un vero uomo, riprese il vescovo di Belen. Certo, rispose il santo, non è un uomo intero e perfetto, ma è il corpo di un uomo vero ma morto. Così la devozione senza la carità è una vera devozione ma morta. La carità fa l'uomo buono e la devozione lo fa devoto. Se si perde la carità, si perde la prima qualità e non già la seconda. Quindi vi dissi che si può essere devoto e cattivo. Anzi, aveva detto, molto devoto e molto cattivo. C'è da tremare. C'è da tremare. Qui, ripetiamo, ognuno di noi può e deve farsi un esame della coscienza. Tante devozioni? Bello, tanti rosari, belli, diteli, mi raccomando, diteli sempre. Il rosario ditelo sempre, tutti i giorni, ma attenti al devozionismo, a essere devoti e al tempo stesso non avere la carità. E la prima forma vera della carità qual è? L'amore, no? È la verità nella carità, la carità nella verità. La carità è il vero concetto dell'amore biblico. L'amore, lo abbiamo anche commentato qualche giorno fa, il mese scorso mi pare, insomma, in uno dei cenacoli di preghiera delle 15. Rimanete nel mio amore, dice Gesù. Che vuol dire? Rimanere nel suo amore, non nel nostro. Non nel nostro modo di amare, perché il nostro modo di amare è stato infettato dal peccato originale. Ecco perché Gesù è venuto a insegnarci praticamente tutto. La rivoluzione, se vogliamo definirla così, di Gesù è l'amore, ma non l'amore profano, l'amore sacro, quella carità, no? Che noi vediamo dove? Nello Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità che procede dal Padre e dal Figlio, no? È il risultato. È il risultato di questo progetto di Dio per salvarci. Quello è il vero amore. Quello vuole che Dio vuole che noi mettiamo nei comandamenti. Ecco perché dice, vi lascio il comandamento nuovo, il comandamento dell'amore. Che vuol dire? Quello che io vi ho insegnato è amore. Ma non l'amore volemo se bene, è il fare tutto attraverso quell'amore di Dio attraverso il quale è finito sulla croce per salvarci. Il cristiano che fa le devozioni ha una grande responsabilità che è quella di trasmettere la verità nella carità, e la prima forma della carità è la verità, perché senza la verità noi mentiamo. Ecco perché diciamo attenti, perché quando parliamo di verità non stiamo parlando delle nostre opinioni, rispettabilissimi quando si vuole, quanto si vuole, ma non è detto che sia la verità. Come facciamo a capire che è la verità? Quando c'è la vera carità, che lo dice su, appunto, non è quell'odio, la superbia,
l'intemperanza, eccetera. Bene, andiamo avanti. Dunque, dice appunto Cristiana De Magister, che ringraziamo infinitamente per questo articolo, dice: questa affermazione potrebbe suonare sorprendente sulle labbra del santo che alla vita devota aveva avviato una pletora di anime attraverso una illuminatissima direzione spirituale ed aveva essa dedicato un intero volume dei suoi scritti, rimasto immortale tra le opere di spiritualità cristiana. Ma è proprio nel primo capitolo di quest'opera, che è la Filotea, e ve l'abbiamo messa anche in download da poter scaricare e meditare sul sito appunto di Cooperatores Veritatis, ossia quindi l'introduzione alla vita devota, quasi per dare il là al suo insegnamento che il Vescovo di Ginevra mette in guardia contro la falsa devozione. E vi ricordiamo che c'è anche San Luigi Maria Grignon de Montfort in un intero capitolo che ci mette in guardia tra i falsi devoti di Maria e i veri devoti di Maria. Ecco, vedete quanto materiale che abbiamo per non perdere il tempo in rete a cercare chissà che cosa e a prenderci cura della nostra anima, della nostra devozione, del nostro modo di pregare e di stare davvero nella Chiesa. E quindi ne dà una spiegazione. Dice: ognuno si rappresenta la devozione conforme alle sue tendenze e fantasie. Non scandalizziamoci, è vero. Proviamo a rifletterci. Quanti di noi pregando, no, non cominciano a creare un po' di fantasia nella propria testa? Legata magari a qualche pensiero pesante che noi abbiamo, no? Qualche problema che noi abbiamo. Ecco, quindi, però qui aggiunge il santo, sentite che bello: chi è dedito al digiuno si crederà, digiunando, di essere un grande devoto, quand'anche abbia il cuore pieno di risentimenti. Sicché, mentre per sobrietà non osa bagnare la lingua nel vino e persino nell'acqua, non ha poi scrupolo di immergerla nel sangue del prossimo con la maldicenza e la calunnia. Un altro si immaginerà di essere devoto perché recita ogni giorno una sfilza di preghiere, sebbene poi la sua lingua si lascia andare a parole dure, arroganti e ingiuriose. È la sequenza di esempi continua per giungere all'impietosa conclusione. Tanti si ammantano di certe esteriorità che sogliono accompagnare la santa devozione e subito il mondo li piglia per gente devota e spirituale, mentre in realtà non sono altro che simulacri e fantasmi di devozione. Sono parole tremende e bellissime di San Francesco di Sales che devono aiutarci a capire io come sono messo. Digiunare, ok? Tante volte ci chiedono come pregare in famiglia e così via. Ma noi nelle nostre famiglie come siamo messi? Abbiamo parole di carità? Abbiamo parole di verità? E questa verità, attenzione, come la diamo? Perché questo è il punto anche. Se noi questa verità la diamo come una sorta di mannaia, non facciamo del bene. L'arroganza è questa. Se abbiamo un familiare, parente, figlio, marito, moglie, eccetera, eccetera, i più stretti, i più vicini, i più prossimi, che hanno un problema con la fede, in quale modo noi agiamo con loro?
E questo è il punto oggi molto difficile da comprendere, perché a volte si confonde lo spirito della carità con il dire, vabbè, la verità la metto da parte, la dottrina la metto da parte. No, non sta dicendo questo il Sales. Il Sales sta dicendo che con la carità, a partire anche dalla preghiera, quindi dalla devozione, se manca questo spirito di carità, noi siamo come morti e non facciamo del bene, ma anzi andremo ad alimentare ciò che è male. Quindi stiamo attenti a come applichiamo noi le nostre devozioni. Questo non vuol dire, naturalmente, tacere sugli errori che stiamo ascoltando. Sta arrivando il grande sinodo. Noi tremiamo, veramente, perché non sappiamo quello che si sta preparando e non è buono. All'orizzonte stavolta non vediamo la luce, ma vediamo le tenebre avanzare. Va bene, ok, la tempesta si sta avvicinando, va bene. La Vergine Santa del resto ce lo ha detto, state attenti perché prima del trionfo del cuore immacolato di Maria ci sarà una grande tribolazione e ci riporta questo alla tempesta sedata, ma prima di essere sedata sarà la barca, sarà sballottata dalla tempesta. Maestro, non ti importa che moriamo? Il Signore cosa gli dice? Uomini di poca fede. E poi placa la tempesta. Ma il Signore dormiva nella barca. Il Signore c'è. Quindi cerchiamo di curare una vera devozione che abbia fede, speranza e carità, le tre virtù teologali insieme, altrimenti la devozione che andiamo a vivere ci renderà morti. Bene, tra i peccati più comuni che inficiano la vera devozione vi sono quelli di parole, che il santo riteneva estremamente dannosi per il prossimo e pericolosi per chi li commette. Si pecca con le parole soprattutto giudicando gli altri. Cioè, beh, lo fate anche voi. Ma se questo sembra, io personalmente me ne scuso, perché a voler ascoltare meglio le parole che uso e che misuro, io non ce l'ho contro le persone. Non mi scaglio mai contro le persone o una persona, ma con le opinioni, le idee sbagliate, gli errori, che poi mi piace. Allora, se ci si critica a noi il fatto di aver evidenziato un problema, non si capisce perché uno se la prende tanto, una persona se la prende tanto, se poi a sua volta queste persone fanno lo stesso contro il Papa. Allora, a Papa Francesco gli si può dire di tutto, usare epiteti, guardate che c'è da tremare, lo chiamano il porco, lo chiamano Satana, lo chiamano demone. Gliene dicono di tutti i colori. Allora lì va bene. Se uno fa notare, guardate che usare questi epiteti, esprimersi in questo modo, ragionare in questo modo, è sbagliato, è diabolico, è perverso. Non va più bene. Questo va detto. No, stiamo attenti perché tra i peccati più comuni che inficiano la vera devozione vi sono quelli di parole che il santo riteneva estremamente dannosi
per il prossimo e pericolosi per chi li commette. Dobbiamo tremare tutti davanti alle parole che usiamo verso gli altri. Quindi è meglio soffermarsi sempre a correggere i pensieri sbagliati, non giudicare le persone. Giudicare le persone significa in sostanza fare loro un processo alle intenzioni, cioè quindi accusarli di una intenzione sbagliata, di una intenzione perversa. E no, mi dispiace, a questo non ci siamo ancora arrivati noi. No, no. Ci potete correggere su molte altre cose, forse, giustamente, ma non su questo, perché è la nostra cartina tornasole. Perché misuriamo le parole per evitare proprio il giudicare la persona. Ci abbiamo fatto 3-4 video. E quello cerchiamo di mettere in pratica. Altrimenti poi con queste scuse si arriva, eccolo qui, questi dall'altra parte, che dicono appunto, i modernisti all'interno della Chiesa, via la dottrina. Non bisogna più parlare di dottrina. No, ieri, l'altro giorno, pardon, perché lunedì di qualche settimana fa, Padre Serafino Maria Lanzetta ci ha spiegato il minimalismo, la seconda puntata, nel catechismo. Come andare al catechismo e perdere la fede. Perché? Perché non si fa più catechismo, non si dice più la verità. Dire queste cose non è giudicare le persone. Attenzione alla differenza. Capite? Tant'è vero che per aver detto la verità come Gesù ci ha insegnato che si debba fare, dove è finito? Sulla croce. Semplice. Ma Gesù non si è accanito su Caifa, non si è accanito su Pilato. Anzi, cosa dice? Molta più responsabilità ce l'hanno coloro che mi hanno consegnato a te. Quindi stiamo attenti che tra i peccati più comuni che inficiano questa devozione è proprio quello delle parole, ed è dannoso appunto per il prossimo e pericoloso per chi commette questo danno. Si pecca con le parole, soprattutto giudicando gli altri. Quindi capite la differenza: giudicare gli altri significa le intenzioni, non le loro idee, perché se la loro idea è sbagliata, è contro Dio, è contro la Chiesa, contro il Papa, lì bisogna intervenire, ma mai giudicando la persona per la quale si prega e si cerca di avere sempre un riferimento magari alle sue buone qualità. Si cerca di scusare le intenzioni. Si cerca di scusare le intenzioni. Il santo diceva a questo proposito che l'anima del prossimo è come l'albero della scienza, del bene e del male, che Dio comanda di non toccare, sotto pena di grave castigo, poiché egli se ne è riservato il giudizio. Invece uno dei peccati più comuni è proprio il giudizio temerario. Per evitare questo disordine il santo dava una regola eccellente, ed è che se un'azione del prossimo può avere 100 facce, magari pure tutte 100 errate, deve sempre guardarsi alla più buona. Se non si può scusare un'azione, si può però scusarne l'intenzione. E se non si può scusare neppure l'intenzione, bisogna almeno incolpare la violenza della tentazione o l'ignoranza
o l'umana debolezza, da cui nessun essere umano va esente. Il santo sosteneva anche che di norma il formulare giudizi temerari è il mestiere degli oziosi, che non pensando a se stessi trascorrono il tempo a considerare le azioni altrui. E l'esperienza insegna che chi è curioso di informarsi della vita altrui è molto negligente nel correggere la propria. Al contrario, scriveva il santo, la carità teme il male. Immaginiamo se deve andare a cercarlo. Ecco, quindi San Francesco di Sales riteneva altresì la maldicenza come un peccato pernicioso e peggiore dei peccati di pensieri e di opere. Cioè, quindi, mentre noi dobbiamo denunciare che è stata detta una maldicenza, non possiamo giudicare colui che l'ha detta. Questo è il processo che dobbiamo fare. Scusare la persona che ha detto quella maldicenza, ma condannare quella maldicenza. E avere pietà, compassione, scusare la persona che l'ha detta. E i peccati di pensiero, infatti, sono nocivi solo a chi li commette. Cioè, se io penso male del Papa, ok? Se mi fermo al pensare e lotto dentro di me, faccio una battaglia per cercare tante altre cose, bla bla bla, ok? Può essere nocivo a me se coltivo questo pensiero, ma non è nocivo agli altri. E non danno né scandalo e né cattivo esempio, perché resta un mio pensiero, bene? Mentre i peccati di parole, se io questo pensiero lo esprimo in parole, avvelenano il cuore del prossimo in modo talvolta irrimediabile. Cioè, io se penso male e lo esprimo, io danneggio non solo la persona della quale io ho detto male, ho giudicato malamente, l'ho chiamata appunto, se vi ricordate, tutti gli epiteti che si offrono oggi al pontefice, ok? Ma faccio danno anche a chi mi ascolta, perché metto nel loro cuore l'errore, metto la maldicenza contro una persona, non è più contro un errore, ma è contro una persona. Ha voglia che poi posso andare a fare tutti i rosari di questo mondo, tutte le messe di questo mondo, che se vivo la devozione in questo modo, questo sta dicendo, la mia devozione, dice il Sales, è morta. I peccati di azione, se sono gravi, sono soggetti al pubblico castigo, mentre lo sono raramente i peccati di parole, il che contribuisce a che si commettano. Infine, i peccati di parole, specie la maldicenza e la calunnia, raramente vengono riparati. E anche quando lo sono, lasciano sempre tristi e indelebili effetti negli uditori. Perciò ad una sua diretta scriveva: vi scongiuro di non dire mai male del prossimo, né dire cose che possano offenderli, anche in cose piccolissime. Attenzione, qui l'offesa parla della persona, non di ciò che egli afferma, cioè l'errore, l'eresia. Noi dobbiamo concentrarci solo sull'eresia e quella va lavorata alla luce della verità, ma è il modo attraverso il quale io cerco di
correggere un errore per il quale devo stare attenta a non ferire la persona. In poche parole, sei un idiota, sei cretino, sei un demone, sei di qua, sei di là. Capite? Un conto è dire, vedete, di Lutero, noi parliamo infatti il pensiero perverso di Lutero. Quando ci dicevano anche nella chat, nella cosa, Lutero sta all'inferno, l'ha visto la beata, va bene, ok, l'ha visto una beata, ma quello è un fatto personale, noi non lo giudichiamo, noi non sappiamo dove è finito Lutero, ma il suo pensiero era perverso. Così Giuda, certo ci sono dei santi, la stessa Santa Caterina da Siena, nel dialogo della Divina Provvidenza, non lo dice esplicitamente, ma nel pensare parlando di Giuda si parla che è l'inferno, ma ci dice anche che a noi non interessa dove sta lui. Non è un modello da seguire. Capite la differenza? Bene. Bene, allora, e conclude la Cristiana De Magistris, che ringraziamo davvero tanto per queste riflessioni, dice: la carità, specie nelle parole, è certamente uno dei segni distintivi più inconfondibili della vera devozione. Alla fine della vita, San Giovanni Apostolo, non potendosi più reggere, si faceva portare in chiesa per predicare, ma non ripeteva che queste parole: figliolini miei, amatevi l'un l'altro. Stanchi di udire sempre le stesse parole, i fedeli ne chiesero il motivo. E questo è il gran precetto del Signore: fate questo e avrete fatto abbastanza. E conclude: la modernità sembra aver smarrito questa suprema carità, che è l'anima di una vera devozione. Uno sguardo anche superficiale ai mezzi di comunicazione cattolici, dove sfortunatamente pullulano insinuazioni, sospetti, giudizi, calunnie, fake news e quant'altro, si trova spesso davanti a un Vangelo rovesciato. Si amano i nemici e si odiano gli amici, e assai difficilmente si può dire di essi ciò che si diceva dei primi cristiani: guardate come si amano. Certo che, usando l'ironia dei santi che ci chiedono di essere ironici su noi stessi, vi è da dire appunto che fa morire i polli. Perché questa carità non ce l'abbiamo proprio. Dovremmo rifletterci abbastanza, tutti. Però questa è un po' la situazione che noi stiamo vivendo. Di fare attenzione, ecco, adesso, a non usare queste parole di Sales, come a dire, da una parte, ecco, i modernisti che dicono: visto, ha detto pure il Sales, no? Quindi quello che dico io, la mia opinione, no, il Sales non sta dicendo che l'opinione errata, un pensiero errato, eretico, debba essere da noi accettato, no, ci sta dicendo di intervenire sull'errore, ma di scusare l'errante, semplice, questo ci sta dicendo il Sales. Mentre invece dice: siamo pieni di tanta devozione e con la scusa di correggere l'errore andiamo addosso, menamo appunto all'errante. In questo caso, lasciatecelo dire, chi viene bastonato senza alcuna pietà è Papa Francesco. È un Papa un po' strano quello che abbiamo, ma dobbiamo amarlo. Amarlo, e quindi altrimenti la nostra devozione rischia di essere cattiva. Ecco,
Poi c'era un altro articolo che volevamo segnalarvi, infatti già fatto anche un anno fa, il 30 giugno del 2021, dal professor Roberto De Mattei, sempre su Corrispondenza Romana. Noi ve lo segnaliamo, vi leggiamo alcuni passaggi, ma è bellissimo. La verità è la sola carità permessa alla storia. Che vuol dire? C'erano state un po' di discussioni dove l'anno scorso fu attaccato, appunto, ecco, per rimanere nel discorso precedente, era stato attaccato duramente il professor Roberto De Mattei, lasciando da parte il fondamento della discussione. Sono interessanti alcuni passaggi che lui fece e dice: nelle epoche di confusione della storia, la crisi dell'autorità corrisponde l'oscuramento della verità. Privo di punti di riferimento, l'uomo comune sostituisce alla verità la propria opinione, caricandola di tutta la passione di cui è capace ogni anima che cerca l'assoluto. La verità si personalizza. Un tempo, osservava già molti anni fa un filosofo francese, si amavano le persone attraverso le istituzioni, mentre oggi si sopportano le istituzioni solo attraverso una persona idolatrata. Così accade per le idee. Questa eclissi della verità, che risale al Concilio Vaticano II, continua, e alla rivoluzione del 68, continua De Mattei, fu denunciata da molti scrittori cattolici, ma oggi qualsiasi fedele può misurarne le drammatiche conseguenze. Vi ricordiamo che qualche settimana fa l'Ester ha fatto un colloquium di un vescovo domenicano, appunto, molto interessante, andatevelo a leggere, sui problemi dei viziosi, dei viziati, viziosi o viziati è la stessa cosa, del 68, che sono quelli che oggi ci governano. Allora, ci si illude ad esempio che per arrestare la crisi della Chiesa sia sufficiente contrapporre a Papa Francesco, considerato come il massimo responsabile di questa crisi, un altro personaggio, possibilmente un vescovo, cardinale, un grande prelato e così via. E colui che impersona l'antibergoglio diviene, non di principio, ma de facto, un antipapa. Un antipapa ben inteso senza alcuna pretesa canonica, diverso da quelli che la storia ci ha fatto conoscere, perché gli antipapi del passato cercavano soprattutto una legittimità giuridica per opporsi a chi ritenevano fosse un usurpatore, mentre oggi la dimensione istituzionale della Chiesa è offuscata da oltre mezzo secolo di antigiuridicismo. Così, al falso, tra virgolette, Papa Bergoglio viene addebitato ogni errore. E a colui che è fedele poi alla tradizione, al vescovo fedele alla tradizione, a colui che si oppone, vengono attribuite tutte le virtù, caricando di infallibilità ogni sua parola o comportamento, o persino, diremo noi, ci aggiungiamo, una legittima, illecita e valida, fino a prova contraria, rinuncia. Lotte e divisioni interne hanno sempre accompagnato la storia della Chiesa, conclude il professore De Mattei. Perché Dio le permette? San Paolo, nella prima lettera ai Corinti, scrive: è necessario che avvengano divisioni tra voi perché si manifestino quelli che sono i veri credenti in mezzo a voi. Prime Corinzi 11:19. Le divisioni, spiega a sua volta San Vincenzo de Lerin, al Comminutorium famoso, appunto molto citato, sono permesse dalla divina provvidenza. Perché? Perché il Signore vostro Dio vi mette alla prova per sapere se lo amate con tutto il cuore e con tutta l'anima. Infatti il cattolico vero e autentico
è colui che ama la verità di Dio e la Chiesa, corpo di Cristo, che non antepone nulla alla religione divina e alla fede cattolica, nell'autorità di un uomo, nell'amore, nell'inganno, nell'eloquenza, nella filosofia. Potremmo aggiungerci appunto, nessuna opinione è superiore alla Chiesa stessa, è la Chiesa che deve parlare. Un grande storico controrivoluzionario ci ricorda che la verità è la sola carità permessa alla storia. Allora, questo ci riporta bellissime le parole questo dialogo del Sales. Si può essere devoti insieme cattivi? Sì, risponde il Sales. Quindi stiamo attenti dove noi poniamo la nostra carità e come viviamo la vera devozione. Ecco, facciamoci un esame della coscienza, ma ecco, da non confondere da quest'altra parte, che non si debba dire la verità su quello che sta accadendo, che non si debba discutere sulle parole ambigue, errate, espresse da Papa Francesco, perché si può fare, ce lo dice il diritto canonico, ce lo assicura il diritto canonico, ma farle come? Come ci insegna il Sales? La carità. Perché senza la carità, lo insegna appunto San Paolo, tra la cui frase appunto Sales appunto sviscera, fino a farci fare questo esame della coscienza, la carità è la prima vera forma della verità e la verità è la prima vera forma della carità. Però stiamo sempre bene attenti a come la esprimiamo. Quindi chiediamo scusa laddove falliamo, dove abbiamo fallito, dove sbagliamo, ma ricordiamo che il nostro richiamo è continuamente rivolto principalmente alla nostra personale coscienza. Così speriamo anche i nostri amatissimi cenacoli di preghiera possano far tesoro di questo insegnamento di San Francesco di Sales. Stiamo attenti al tipo di devozione che pratichiamo e viviamo. Perdoniamo nelle nostre famiglie, il nostro prossimo e i nostri familiari. Stiamo attenti a come trattiamo il prossimo. Bene. Ringraziamo San Francesco di Sales, corrispondenza romana, per questi aiuti. E facciamo in modo di divulgare la carità. Siamo anche distributori e divulgatori, seminatori della vera carità, che non è silenzio e assenso all'errore, ma è il modo in cui noi portiamo avanti la correzione fraterna, che tra l'altro è insegnata dal Signore nei Vangeli. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Laudetur Jesus Christus, sempre laudetur, Ave Maria e grazie a tutti.